Buongiorno cari adepti, per la consueta pillola del martedì ho deciso di parlarvi di Filippo Iovarra. Nonostante fosse siciliano, nato a Messina il 7 marzo 1678, lavorò moltissimo a Torino come primo architetto dei Savoia. Proprio a Messina nel 1714 Iovarra fu presentato a Vittorio Amedeo II di Savoia, che era appena diventato re di Sicilia in seguito alla guerra di successione spagnola. Si racconta che l'architetto si presentò al cospetto del sovrano tenendo nelle mani non i suoi progetti, bensì soltanto una matita e un foglio bianco. Qualsiasi cosa il re avesse chiesto, Iovarra sarebbe stato in grado di disegnarlo in un batter d'occhio. Vittorio Amedeo II capì di essere di fronte a un personaggio non comune e decise di portarlo con sé a Torino per farne il suo primo architetto. A Torino Iovarra ha scatenato il suo genio: la Basilica di Superga, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, lo Scalone d'Onore di Palazzo Madama, la Scala delle Forbici di Palazzo Reale sono solo alcune delle sue creazioni geniali. Iovarra resta a Torino fino al 1734. La sua fama poi valicò i confini del regno sabaudo e la sua presenza venne richiesta a Madrid, alla corte del re di Spagna Filippo V. Tuttavia l'avventura spagnola di Filippo Iovarra durò pochissimo. Si ammalò di polmonite e morì il 31 gennaio 1736, secondo alcuni però non senza sospetto di veleno. L'architetto lasciò scritto nel suo testamento di voler essere sepolto sul colle di Superga, all'interno della basilica da lui progettata che domina Torino dall'alto, ma così non fu. Venne sepolto invece a Madrid, nella chiesa di San Giovanni Battista, in Plaza de Ramales, dove fu anche sepolto il celebre pittore Velázquez. La chiesa però fu abbattuta durante l'occupazione napoleonica, tra 1810 e 1811, e si sono perse sia le ossa di Filippo Iovarra, ma anche quelle di Velázquez. Oggi solo una targa sulla facciata di un palazzo nella piazza ricorda la sepoltura del messinese. Forse se fosse rimasto a Torino anziché andare alla volta di Madrid, ancora oggi guarderebbe Torino dall'alto, al sicuro nella sua tomba nella Basilica di Superga. La mia pillola finisce qui. Ricordatevi di seguire la Civetta di Torino su questo canale, su Facebook e Instagram. Ciao ciao!